Sta a cagà, che sta a fa questo? Mamma mia, ragazzi miei. Adesso io faccio. Ecco. Eccomi, calmati, Stavi calmati. cagando dopo sta partita? No, in realtà non mi ero accorto che mi stava a squillare il telefono e stavo tranquillamente sotto le coperte, sto spogliato praticamente, ancora mi devo vestire, cioè sto in giro per casa completamente spogliato. Con le mani sulle palle? No, per fortuna le No. mutande ce l'ho, almeno quelle. Allora, ve l'avevo promesso e ve l'ho portato. Deve esprimere il suo parere, soprattutto sulla partita della Roma. Ma capite bene che ci sono state altre partite oggi con dei risultati clamorosi. Quindi gli farò fare una sorta di unicum all'interno di questo contenuto. Mettetevi comodi. Ciao, buon Fabio, bentornati e ben ritrovati. Ciao, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Allora, se lasciate mi piace, ci fate contenti, supportate i nostri contenuti. Se poi vi iscrivete e attivate la campanella ogni volta che pubblichiamo qualcosa, non vi perdete più nulla, resterete sempre aggiornati con una notifica sul cellulare per ogni contenuto pubblicato. Vi ricordiamo che abbiamo due canali di calcio, uno extra calcio. Se siete interessati, sono in descrizione o come sempre compariranno qui durante il video. Io partirei rapidamente sul 3-0 del Milan, poi ci spostiamo a Torino-Napoli. Rapidamente due Altro 3 paroline. a 0. Sì, poi due paroline, vabbè, sulla vittoria della Lazio, sulla vittoria della Juve e alla fine il contenuto che più ci interessa, ossia il pareggio tra Roma e Atalanta. Voglio sapere se stai Roma-Atalanta. incazzato, se stai a rosicà, me lo dici tra poco. Benissimo. Empoli-Milan, in un minuto. Facile. Vittoria semplice per il Milan, che mi sembra la squadra che tra tutte quelle che stanno invischiate nella lotta alla Champions c'ha un minimo di continuità in più, vince quando lo deve fare e infatti il distacco pure in classifica si vede. Mi raccomando poi della situazione della classifica, ne parleremo del contenuto dedicato, per cui restate sintonizzati. Milan che però, come dicevo, c'ha semplice, diciamo, una partita abbastanza semplice, pure il risultato lo dice abbastanza chiaro, Beh, però guarda 0-3 senza l'Inter, con repliche. cioè l'Inter col Verona che sta là con l'Empoli, hai visto bene quello che è successo, quindi sulla carta è semplice, poteva essere una partita difficile pure Certo, questa. assolutamente sì, assolutamente d'accordo. E invece il Milan se la porta a casa, se prende 3 punti che gli permettono di guardare ancora con serenità per quanto riguarda la corsa alla Champions in linea generale. E diciamo tende o perlomeno ci prova a restare aggrappata alle prime due che No, comunque tengono un passo ben deciso e superiore. ben definito. Sì, Tu prima hai assolutamente. parlato di Milan che quando c'è da vincere con determinate squadre vince, ma ti ricordo che 2 settimane fa casa Salernitana ha steccato 2-2 a momenti la perde quella partita, eh. Quindi è un Milan che dà un minimo di continuità perché vince le ultime due, però secondo te è guarito da quella situazione o potrebbe ricadere in eventuali situazioni negative? Ma io penso che il Milan sia questo, cioè è sia quello che abbiamo visto contro l'Empoli, sia quello che ha pareggiato contro la Salernitana. Non vedo vie di mezzo in casa Milan. Quando tutto gira bene, escono delle belle partite, però altrettanto gira tutto male e vediamo partite in cui sprechi proprio delle occasioni easy, semplicissime, come poteva essere una partita contro la Salernitana, che in quel momento era una squadra veramente sull'orlo di un baratro Derelitta. senza fine. Sì. Esatto, assolutamente sì. E comunque perdi 2 punti che potevano essere decisivi ai fini sia della corsa Champions che della corsa Scudetto. Io credo che Ok. il Milan sia questo. Bisogna farci il callo. Però al netto dei passaggi a vuoto resta comunque una squadra migliore, questo mi stavi a dire, nella Migliore delle continuità altre. rispetto alle altre per la corsa a un Sì. posto Champions escluse Inter e Juve, questo mi stai dicendo. Assolutamente T'ho sì. Il capito Milan bene, è quindi. È la terza meno e il Milan peggio. è. Bravissimo, è la meno peggio di tutte quelle che stanno tra il quarto e il decimo posto, perché ormai si è creato sto gruppone di Famo squadre che nono. stanno Però il Torino praticamente. effettivamente c'ha 27 ad oggi, c'hai ragione. Scusa, ma perché non dobbiamo metterci pure il Torino arrivare a C'hai questo ragione, c'hai punto? ragione, c'hai ragione. Quindi dal quarto al decimo stanno tutte là, Sì. nell'arco dei 6 punti, e il Milan è quella meno peggio di queste. Ok, sei stato abbastanza chiaro ed esaustivo. Ti chiedo rapidamente 2 parole sulla Lazio, perché poi alla fine ha vinto se andiamo a guardare. Però è la terza vittoria consecutiva, sta andando a rimettere in piedi una stagione, secondo te? 3 punti dal quarto posto, come può non essere rimessa in piedi una stagione a questo punto? Cioè, comunque chiudi il girone d'andata nella maniera migliore possibile, quando c'erano dei Limitando i danni presupposti. nella maniera migliore possibile, secondo me. Sì, anche questo è vero, perché con l'Udinese è arrivata una vittoria sudatissima, però è arrivata.
Mettila come te pare, è arrivata una vittoria, la terza Sono consecutiva come d'accordo. mi hai suggerito tu, e a meno 3, cioè finì il girone d'andata a meno 3 quando hai oscillato praticamente per tutto il girone d'andata tra tipo decimo, undicesimo, a volte pure dodicesimo posto. È Io oro. sinceramente è oro, Sì, ma veramente sono oro, tanta roba d'accordissimo. per questa Lazio. Forse sta ritrovando un minimo di continuità, comunque ancora fatica in alcune occasioni, l'abbiamo visto pure contro l'Udinese, non è stata una partita semplice, però mi sembra che sta ritrovando delle soluzioni, mi sembra che sta ritrovando continuità a livello anche realizzativo, perché comunque è una squadra che sta ricominciando a segnare con una certa regolarità, e segnando trovi anche dei punti fondamentali ai fini della classifica, perché se stai a meno 3 qualcosa vorrà pur dire, e c'hai Esatto. soprattutto tutto il girone di ritorno per far sì che questi 3 punti si possano recuperare e continua a sperare in un quarto posto, che significherebbe per il secondo anno consecutivo Champions League. Domanda, te l'aspettavi una vittoria così rotonda del Torino sul Napoli? Te Mai nella vita, l'aspettavi mai, una vittoria di misura del assolutamente. Torino? Diciamo, poteva essere già un discorso diverso, cioè sì, me la potevo anche aspettare, cioè nel senso, più che altro non è dal Torino che mi aspetto la vittoria di misura, è dal Napoli che mi aspetto la sconfitta, mettiamola così, Ok, per il periodo. anche se, sì, per il periodo, anche se prendendo in esame la partita secca, io pensavo che il Napoli potesse fare molto meglio di così. Sì. Certo è che il primo tempo lo chiudi in svantaggio, poi il secondo tempo, ragazzi, te lo praticamente giochi nella maniera peggiore possibile per l'errore di un singolo, perché Mazzocchi subentra e dopo 4 Matto, minuti è è già matto, fuori. da folli. Cioè, io è una cosa che non si può vedere a questi livelli. Mi dispiace, perché comunque immagino quanto Mazzocchi ci tenesse a questo esordio, lo sappiamo tutti quanti, una squadra che per lui significa tantissimo, il Napoli, Certo, certo. però non è di certo questo il modo per esordire con la tua, diciamo, una delle due squadre a cui tieni di più, e di conseguenza poi il Napoli ha un tracollo totale, quindi io non giudicherei tanto il risultato, perché è comunque condizionato da un in meno, ma già di per sé comunque è un periodo in cui non gira assolutamente nulla. In casa Napoli ci sta di tutto e di più da risistemare, e però non mi aspettavo di certo, nonostante l'espulsione, una partita di questo tipo, cioè veramente da prendere e cestinare totalmente. Non c'è nulla che ha funzionato in casa Napoli. Allora, provocazione, Osimhen, Anguissa, insomma, quelli che mancano dalla Coppa d'Africa, sarebbe sa l'avrebbe vinta il Napoli? Sarebbe stata una partita diversa o secondo te sarebbe cambiato poco? Altra provocazione, avessero giocato in 11 contro 11 per 90 minuti, sta partita sarebbe stata diversa? Te dico prima la mia, in nessuno dei due casi non sarebbe stata diversa, secondo me l'avrebbe persa comunque. Sai che non sono d'accordo, cioè nel senso, non è stata, come abbiamo detto, una partita facile, e soprattutto non è stata proprio bella la partita del Napoli. Appunto per Però questo, io credo, credo che lo so, avrebbero però spostato poco. è pur sempre però la squadra che un minimo d'orgoglio ce l'ha, e io credo che l'espulsione abbia inciso più di quello che ci possiamo immaginare. Cioè, a dispetto del periodo, veramente credo che l'espulsione sia stata non solo la botta a livello fisico, perché poi in mezzo al campo te ne manca uno, e la differenza tra le due squadre si vede, ma pure a livello mentale. Perché dici, cioè, già stiamo perdendo una partita che dobbiamo assolutamente recuperare, e in cui non abbiamo fatto nulla, ci si mette pure Hai detto l'espulsione bene, non avevano di Mazzocchi. fatto nulla fino a quel momento tranne il tiro della Spadori. Stop. Ok, appunto, però anche se tu volessi provare a reagire in qualche modo, con l'espulsione te giochi tutto, non c'hai più nulla da chiedere, la partita è finita in quel momento. E dopo 2 minuti, 2 minuti se non mi sbaglio, dall'espulsione 3, arriva 2 a sì. 0. Scusami, 3 minuti. Sì, Per cui, qualcosa del genere. veramente, io credo che in quei 3 minuti la partita del Napoli è completamente girata. Cioè, anche se tu avessi voluto provarci in qualche modo a recuperarla, non ci saresti riuscito. Il Napoli dell'anno scorso sta partita avrebbe vinta pure con uno di meno. Te lo dico Il io. Napoli dell'anno scorso aveva 50 punti alla fine del girone d'andata. E l'avrebbe vinta pure con uno di meno sta partita perdendo 1-0. Te lo dico Era il io. Napoli dell'anno scorso, L'avrebbe assolutamente vinta pure 3-1. L'avrebbe vinta, vabbè. Giusto d'accordo. per provocare, però lo penso veramente, ragazzi. A parte No, lo questo, penso anche io, lo penso anch'io. hanno rinnovato la fiducia a Mazzarri.
Io continuo a dire che Mazzarri, non, vabbè, a Pasqua sicuro se continua così non, è palese che non ci arriva, ma secondo me veramente manca poco, ma pochissimo prima che De Laurentiis sbrocchi e lo accantoni. Sono quasi convinto di quello che ti dico. Parla la classifica, parlano i risultati, attualmente non stanno manco in zona Europa, se non mi ricordo male, poi ne No, parleremo nel contenuto da un'ora. Sono a parte noni. quello, ma forse ci si può fare proprio un contenuto dedicato a questo, perché l'argomento è assai scottante e forse Sì. va analizzato un pochino più approfonditamente. Però io ti dico che esonerare Mazzarri o comunque avere un altro cambio di rotta non credo che serva a qualcosa, te la dico così. Quindi io credo che alla fine De Laurentiis si metterà l'anima in pace e lascerà Mazzarri fino alla fine. Vedremo se ci avrai ragione, perché poi è quello che dice ovviamente la dirigenza del Napoli, eh. Confermano Certo, e certo. rinnovano totale fiducia a Mazzarri. Totale fiducia. Ne riparleremo. Ma sta Juve che alla fine, oh, te fa 6-1 3 giorni prima in Coppa Italia casa Salernitana e gli viene imbrigliata la partita dalla Salernitana stessa che si fa cacciare un Esatto. uomo e per mezz'ora, 40 minuti, con la croce e delizia per eccellenza di questa Salernitana, quello che aveva segnato, che poi si fa cacciare la Juve in un modo o Esatto. nell'altro tra un giovane e una certezza ormai, Una ossia Dusan certezza, Vlahovic, te la ribalta. sì, esattamente. Diciamo che perlomeno per quanto riguarda la Salernitana, è una squadra che impara dai propri errori. Perché se pochi giorni prima ne prendi 6 e poi dopo altrettanti pochi giorni riesci ad avere una padronanza di quello che è l'avversario che te ne ha fatti 6 pochi giorni prima, vuol dire che sei una squadra che innanzitutto c'è con la testa e che soprattutto segue le direttive dell'allenatore. Certo. Perché se la squadra è completamente allo sbando e il polso dello spogliatoio, se vede che l'allenatore non ce l'ha più, non di certo avremmo visto una partita di questo tipo. Sono Per d'accordo. cui, nonostante la sconfitta, rinnovo totale fiducia alla Salernitana, che è una squadra che mi sembra decisamente più in salute rispetto a poche settimane fa, per Certo. cui la vedo in grado di potersi salvare ad oggi senza nessun problema, o comunque deve faticare, ma ce la può fare, non è più spacciata come lo era poco tempo fa, e Sono d'accordo. invece la Juventus decisamente conferma quanto di buono ha fatto fino a questo momento. Se è a meno 2 dopo un girone d'andata dell'Inter, comunque a ritmi vertiginosi, e la Juventus è lì attaccata, qualcosa vorrà pur dire. Era quello che ti dicevo post Juventus Roma. Se la Juventus vince 1-0 contro noi e stanno a meno 2 dall'Inter, qualcosa vorrà pur dire. Stesso discorso che faccio dopo Salernitana Juventus. Il plus, e poi passiamo a noi, alla Roma, è che cioè, il paradosso è che quando alla Juve gli mancano giocatori importanti, Allegri è costretto a mettere Ealing, Allegri è costretto a mettere Yıldız, Allegri è costretto a far esordire e a dare continuità a dei giovani che però alla fine queste partite te ribaltano. Perché oggi Ealing, l'altro giorno Yıldız, il giorno prima è un altro, il giorno prima ancora è stato Miretti, Miretti. il giorno prima, capisci qual è il discorso? Il giorno prima ancora Nicolussi Caviglia ti fa comunque una prestazione di livello, cioè capisci come sto gruppo si sta amalgamando tra un mix letale e perfetto e neanche l'Inter vanta una cosa del genere se ci pensi, perché l'Inter c'ha tutti i giocatori belli fatti e pronti, se pensi bene a sta cosa, cioè l'Inter... Sì. Il Frattesi che ti risolve la partita all'ultimo te l'ha comprato e ha speso fior dei soldoni, Certo. Assolutamente oppure d'accordo, altri però te calciatori, la no? lancio, mo so io che te lancio la Solo provoca sulla bastoni ci Juventus. sta, mi verrebbe da dire mo' a occhio e croce a pensare a prodotti del vivaio, Sì, no? vabbè, ma diciamo sono due linee di Diverse. pensiero, comunque, esatto, completamente Sì, ma la Juve diverse, pure per tifosi di necessità, due però, eh. squadre, la Juventus per necessità, ma io ti lancio la provocazione. Non sarà che per caso la Juventus B, la cosiddetta Juventus Under 23 Next Gen, chiamatela come vi pare, che comunque partecipa ad un campionato Di professionistico di livello. Serie C, non è che tante volte sta funzionando e adesso si stanno raccogliendo dei frutti che a lungo termine saranno ancora più succosi? Lancio là così, Eh sì, perché tanto poi per pensi a dire. Sule, pensi a Barenecea, eh Cioè, sì. non è ormai il primo giovane che in casa Juve negli Pensa ultimi 3 anni pure al balza ragazzetto che ci così. hanno prestato a noi, eh. Che ha giocato con Ma l'Atalanta a momenti segna, eh. mo ci arriviamo a Huijsen con calma, però
insomma, io direi che il discorso anche in questo caso andrebbe analizzato in maniera abbastanza approfondita, perché la Juventus, se andiamo ad analizzare tutti i giovani che in prospettiva può utilizzare, io credo che potrebbe uscire fuori una squadra a dir poco interessante. Sì, sono assolutamente d'accordo. E quindi, vabbè, alla fine riescono. Hai detto tutto, è inutile che Vincono aggiungiamo altro. assolutamente. Allora, voglio sapere se tu stai rosicando o se ti accontenti di questo pareggio. No, allora ti dico come la penso. Ovviamente non mi accontento perché questa era una partita che la Roma poteva vincere e che anzi io penso che se fosse durata pure qualche minuto di più alla fine, tra le due, quella che ci avrebbe avuto l'occasione per spuntarla eravamo proprio noi. No, secondo me Noi anche fosse stavolta. continuata per più tempo non l'avremmo comunque vinta. Però Secondo me invece sì, secondo me sì. se Era poteva una partita fa, che hai se poteva secondo vincere. me è una partita che questa la Roma meritava di vincere. Pure Secondo me la secondo meritavamo più dell'Atalanta. La meritavamo molto di più. Ai punti secondo me sì, seppur poi loro hanno fatto un gol come noi, c'è da dirlo. Però Sì, allora dal punto di dobbiamo vista del analizzarla gioco. forse. Io sinceramente non mi lamento, cioè nel senso, purtroppo la Roma a livello difensivo ogni tanto c'ha sti momenti in cui sbarella. Io forse l'ho visto con un occhio un po' troppo critico o mi è sembrato che il gol subito è arrivato perché come al solito quando arrivano là davanti sembra sempre che ci tremano le Sei gambe mollo. e siamo sempre un po' fuori posizione, sempre qualcuno che sbaglia le posizioni eccetera. L'ho visto solo io. No, non l'hai visto solamente tu. Ok, cioè quindi non era solo la mia impressione, secondo me quel gol era Evitabilissimo evitabilissimo. anche per me, l'ho detto nel mio contenuto, ho detto che guardiamo gli altri svettare in aria, per quanto poi la palla di Ok, Milanciuk è specialmente. perfetta, però insomma si può Sì, per fare carità, la palla sicuramente di di più. Milanciuk è perfetta, ma esatto, si può decisamente difendere in maniera un pochino più arcigna, Sono d'accordo. specialmente perché dopo 6 minuti ritrovarsi già in svantaggio in casa contro l'Atalanta, diciamo che non lascia mai presupporre poi un percorso di partita facile. Poi per carità la Roma ci ha avuto una reazione, cioè io comunque ho visto la Roma quasi impassibile. Ok, abbiamo preso gol, non fa niente, ricominciamo a giocare che tanto prima o poi sto gol glielo famo. A me questo è il segnale che mi è arrivato durante la partita, perché poi la Roma le occasioni ce l'ha avute, la Roma ha creato. Mamma mia, Per carità comunque a livello di occasioni, cioè comunque poi quando posti sempre a volte un pochino a rilento, poi ci stanno pure quei momenti in cui se fraseggia bene la palla mamma mia. scorre No, veloce, eccetera. oggi la Quindi palla diciamo che scorreva benissimo fa. Oggi la palla a tratti, però mai perché giocatori scorreva fermi bene, oggi, cioè oggi veramente ok, scaricavano e partivano linee di passaggio. per quale motivo però scorreva bene sta palla, Ah, non lo so perché perché hanno annaffiato bene il campo forse. Dybala, perché Dybala ti gira alla perfezione. Sì. Vabbè, Dybala quando sta così la Roma è un'altra squadra. pure Lukaku, Stasera pure Lukaku, dai. Sì, assolutamente, però un conto è che c'è Dybala e Lukaku. Un altro conto è che c'è solo Lukaku. Quando c'è Dybala, ragazzi, la squadra è un'altra, è diversa, è completamente diversa. E si vede, i risultati Sì. si vedono. La squadra là davanti gira, fraseggia, va, entra. Gli altri che comunque si sovrappongono. Cioè, la fase offensiva ne giova. È un altro È meccanismo palese. proprio, è proprio un altro È meccanismo. palese. È C'ha palese. due marce in più. Sì, assolutamente sì, e te posso dire, meno male, perché comunque di solito noi quando giochiamo questo tipo di partite la guardiamo sempre dal lato completamente opposto, cioè recriminiamo e rosichiamo perché non riusciamo a portarcela a casa, non vinciamo e soprattutto la giochiamo male. Invece continuiamo a rosicare, continuiamo ad essere, tra virgolette, delusi. Però per quale motivo? Per il motivo opposto, perché non siamo riusciti a concludere una partita giocata in maniera degna, giocata benissimo. Cioè, secondo me la Roma ha giocato molto bene stasera. Ecco, te A lancio parte sta quando. provocazione. Avessimo giocato male sta partita, l'avremmo vinta. Per me sì. Per Ma no, non credo. me sì. Sono No, non quasi credo, perché convinto che l'Atalanta. giocandola da Roma, vecchio stile, vecchio stampo, sta partita, No, giocata non male e credo. vinta. De No, no, gol, 2 a 1, no, 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 non ma credo. l'avresti vinta. Con una No, spizzata non credo. all'ultimo. C'ho No, sta perché l'Atalanta ci impressione. avrebbe fatto una testa tanta. L'Atalanta è quella squadra che approfitta dei momenti no delle altre. E se poco poco avessimo lasciato intravedere
che incertezza ce Forse l'avrebbero sì. fatta pagare Chi carissima. lo sa? Secondo me ce l'avrebbero fatti due in rapida successione e la partita si sarebbe chiusa lì. E invece la Roma, io sono contento che ha giocato in questo modo. Era quello che ti dicevo, ricollegandomi sempre a quello che ho già citato prima, post Juventus-Roma. Ero fiducioso che contro l'Atalanta si potesse fare una prestazione degna. È Però il arrivata. risultato non è arrivato quello che speravamo. Purtroppo no, però te posso dire, cominciamo a prendere queste prestazioni e a farle nostre sempre. Intanto tu ricordati sempre che stai giocando dei match fondamentali, dei match contro squadre fortissime. Quindi già che tu perdi a Torino, e va bene, abbiamo già parlato, e comunque pareggi contro l'Atalanta, in altri tempi potevano essere due sconfitte, e tu mi dirai, sì, capirai, hai preso un punto. Però è la prestazione che ti permette di guardare alle prossime con un certo pensiero positivo. Cioè, Ah, io però c'è credo sta che. sempre Lazio e Milan alle prossime due, basta veramente una sconfitta messa male, magari pure giocata bene, che te cancella in parte, no, il percorso. E invece secondo me no, perché se tu le giochi in questo modo, anche se perdi, alla prima occasione in cui c'hai modo di poter vincere una partita, se tu giochi così, la vinci. Fa, io me lo auguro, però. Bisogna continuare così, bisogna essere fiduciosi, anche se adesso i risultati non stanno arrivando. C'hai 19 partite per tutto il girone di ritorno e comunque la zona Champions sta a 4 punti. Sì, Se tu quello riesci sì. Sì, ad essere un pelino, po basta poco, ad essere più continuo delle altre, tu te riesci a prendere quel posto che a inizio stagione, perlomeno per quanto mi riguarda, era insperato. Stai ancora là. Non devi abbassare la guardia, devi continuare a giocare così. Perché prima o poi, se continui così, i risultati arrivano. va bene, dopo l'iniezione di fiducia e il bicchiere mezzo pieno del buon Fabio, il mio, sapete, è sempre mezzo vuoto, se non proprio vuoto, rasente, proprio arido. Vi ringraziamo per la visione di questo contenuto, vi ringraziamo se l'avete Alla visto prossima. fino a questo momento e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao, ciao a tutti ragazzi, grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao Fa!